Ho rivisto adesso gli ultimi 10 minuti del film e mi sorprende che me l'abbiano fatto fare. Cioè, mi chiedo, come è possibile che Rai Cinema abbia avuto il coraggio di finanziare un film così? Perché è una spina nel cuore questa storia, no? Come dicevi giustamente tu, non è finita. Io continuo insieme alla famiglia Orlandi a cercare di fare ancora ricerche, di andare un po' anche oltre alla realizzazione del film. Però è una cosa sconcertante, è una storia sconcertante. La cosa più sconcertante è che il magistrato che ha fatto questa inchiesta, Capaldo, che è quello che poi mi ha aiutato nella costruzione della sceneggiatura, sia stato rimosso dall'inchiesta, no? Ci si chiede, ma perché l'hanno rimosso? Cioè, stava arrivando proprio al completamento delle indagini, nel momento in cui è arrivato al cuore, il procuratore capo lo destituisce. Ma la cosa più assurda è che il procuratore capo adesso è diventato procuratore del Vaticano. Cioè, è stato premiato ed oggi è il procuratore della giustizia vaticana. Ma io mi chiedo, ma è possibile che nessuno si sia posto questo problema, nessuno abbia chiesto come mai è accaduto questo? Cioè, la latitanza del potere politico e anche del giornalismo italiano ti fa pensare che questo è un paese veramente dove le cose non riescono mai a arrivare a compimento. E trovo assurdo che siano gente di cinema a dover fare un po' di luce in un'oscurità cavernosa che è spaventosa. Allora, per fortuna che questi sono uomini di cinema, come te, come tanti altri tuoi colleghi, tanti, insomma, parecchi tuoi colleghi, che poi utilizzano il cinema e il racconto, con tutto quello che il cinema e il racconto è capace di comunicare anche a un pubblico meno addentro ad alcune questioni e naturalmente utilizzando lettori, quindi stabilendo un rapporto molto molto forte e che sono dei tentativi, no? Sono delle chiavi per cercare di aprire alcune porte, però sappiamo che in questo bizzarro paese tutto quello che ha a che fare con delle trattative, chiamiamole così, o delle vicinanze, lo diceva giustamente Sciascia, no? Lo Stato non mette mai sotto processo se stesso, non è testuale nel senso, vi assicuro che è questo, quindi che poi sia lo Stato Vaticano, lo Stato italiano, lo Stato o gli Stati Uniti d'America, questa cosa poi è una cosa che si ripete abbastanza fastidiosamente. Tu hai avuto noia dopo il film, posso chiedertelo? No, stranamente no, non sono stato ricevuto in Vaticano, però non è un problema. Questo è il compito. No, avevo chiesto appunto di poter accedere agli archivi, ma io sono come dire, tanto sono contento di essere qui, perché potrei anche non esserci. Io ho fatto un film prima di questo, ancora più scabroso, sul caso Moro, che tra l'altro Moro è di queste parti, no? E la cosa che quando ho fatto questo film non mi rendevo conto del pericolo che si correva e soprattutto non mi rendevo conto di avere toccato con il caso Moro come dire, una situazione ancora forse più scabrosa di questa del caso Orlandi. Moro si prestò a girare con me, ingannato, devo dire, dalla produzione, una scena finale del film, che era poi Forza Italia. E in questa scena finale Moro gli avevo chiesto, gli avevo detto che era un film sulla Repubblica, sui 30 anni della Repubblica, lui molto cortesemente si è prestato a venire un'intera giornata a fare avanti e indietro a Piazza di Gesù per la scena finale del film. E lì è finita. Poi so che quando uscì il film, Moro chiamò Scalfari, allora direttore della Repubblica, chiedendogli se era possibile rivedere, riaggiornare la recensione entusiastica che aveva fatto Tullio Chesis sulla Repubblica. E Scalfari ha detto, ma questo mi ha raccontato Scalfari, purtroppo è stata pubblicata, non è che possiamo. Quindi lì finì. Ma poi la cosa più sconcertante è che Moro ha finito la sua vita parlando di questo film. L'ultima frase raccolta
nelle lettere di Moro poi pubblicate dopo, parecchi anni dopo, l'ultima frase che ha detto è: sono rimasto, adesso non ci fa memoria, sconcertato nel vedere la reazione dei miei colleghi di partito di fronte a Forza Italia, perché noi abbiamo fatto una proiezione, lui presente con tutti i capi della Democrazia Cristiana, io sono uscito dalla sala, sono scappato perché pensavo che mi avrebbero linciato, è rimasta solo Elda Ferri, la mia produttrice, che è stata lì aggredita dai democristiani. Gli ha detto ma chi ha finanziato questo film? E ha detto che una parte anche il ministero, infatti il dirigente del ministero poi è stato dimosso dopo questa cosa. Quindi veramente pensare che Moro ha finito la sua vita finendo, parlando di un film che è stato tolto dalla circolazione per tantissimi anni, ma più tornato in circolazione, è una cosa che da una parte mi riempie di orgoglio, perché vuol dire che abbiamo colto nel segno, dall'altra parte ti dà anche il senso di che cos'è questo paese.